Giuseppe Mandara, titolare dell'omonimo gruppo caseario, e alcuni suoi collaboratori sono stati arrestati oggi dagli agenti della DIA e dai carabinieri del NOE in seguito al provvedimento disposto dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sequestrato il patrimonio, stimato in oltre 100 milioni di euro. Gravissime le accuse, associazione a delinquere di stampo camorristico e reati in tema di tutela della salute pubblica. Sempre secondo gli inquirenti, infatti, Giuseppe Mandara sarebbe legato alla cosca dei La Torre, vicina al clan dei Casalesi, una circostanza che sarebbe stata confermata da numerosi collaboratori di giustizia. Lo sviluppo industriale del gruppo Mandara sarebbe strettamente legato al clan La Torre. La DIA avrebbe infatti accertato che agli inizi degli anni Ottanta Giuseppe Mandara, allora titolare del caseificio ILC, in gravi difficoltà economiche, avrebbe ricevuto 700 milioni di lire dai La Torre, soldi che avrebbero permesso all'imprenditore di trasformare la sua azienda in uno dei maggiori caseifici della Campania. Nel 2003 la ILC divenne una SPA e cedette il 49% delle proprie azioni alla Alival, azienda toscana specializzata nella produzione di prodotti caseari, le cui quote sono state sequestrate nel corso dell'operazione di oggi. In seguito al provvedimento, anche il punto vendita adiacente allo stabilimento di Mandragone, in provincia di Caserta, è stato posto sotto sequestro. Non sono stati coinvolti nel fermo, invece, i punti vendita in franchising diffusi sul territorio nazionale. Oltre all'accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico, nel corso delle indagini sono emersi reati in tema di tutela della salute pubblica e di uso improprio della DOP. Nelle intercettazioni effettuate dai carabinieri della NOE sarebbe emerso che una partita di ciliegine di mozzarella sarebbe stata messa in commercio su disposizione dello stesso Mandara, nonostante contenesse alcuni frammenti di ceramica potenzialmente nocivi che avrebbero contaminato il prodotto in seguito alla rottura di un'impastatrice. Il gruppo Mandara avrebbe infine commercializzato normali provoloni con la denominazione Provoloni del Monaco, un formaggio DOP particolarmente pregiato.